questo è Arnold. E oggi è al Museo del Corpo Umano in Olanda. E guarda, questa è la prima pelle umana bioingegnerizzata al mondo. Nel 2011 gli scienziati olandesi hanno creato una capra in grado di produrre materiale per ragnatele nel suo latte e poi hanno trasformato quella roba in pelle umana. Questa pelle è 15 volte più resistente dell'acciaio e può fermare proiettili calibro 5,56. Lo studio si è ufficialmente concluso, ma cosa succederebbe se gli esperimenti continuassero in segreto? Congratulazioni, Arnold! Ti sei appena offerto volontario per il test cutaneo antiproiettile. Oh, sei ancora vivo, Superman! Quindi, un test è riuscito. Ehi, Arnie, questi ragazzi sembrano piuttosto contenti del risultato, ma vogliono alzare la posta. Un lanciagranate spara una granata dalla sua canna a una velocità di 120 metri al secondo e può perforare 50 centimetri di armatura d'acciaio. Adesso serve qualcosa di più serio, per esempio la pelle fatta di fullerene. Questo è il materiale più forte conosciuto dalla scienza, un allotropo del carbonio. Ed è 200 volte più resistente dell'acciaio più resistente. Congratulazioni, Arnie! La tua pelle di fullerene può resistere a una granata a propulsione a razzo. Il che ovviamente non si può dire del tuo cervello. L'onda d'urto l'ha trasformato in gelatina tremolante. Ma fortunatamente sei in un laboratorio super segreto. Esatto, Arnold, il momento perfetto per scappare. Dopotutto, ora le armi automatiche non possono farti del male. In effetti, non puoi essere strangolato. E anche essere investito da un'auto non ti farà male. Ma la tua forza, Arnie, piccolo imbranato, non è cambiata di una virgola. Invece, come posso vedere, ora hai i nervi d'acciaio. Ma il problema è, Arnold, che ora devi nasconderti per il resto della tua vita, in modo che nessuno sappia che hai una pelle super. Aspetta, che succede? Capisco, Arnie. Faresti qualsiasi cosa per un mi piace. Ebbene, a ciascuno il suo. Ad ogni modo, assicurati che quella tua vena testarda non ti vada di traverso. Anche Superman ha dei punti deboli. Pensavi davvero che nessuna arma potesse penetrare nella tua pelle? I tuoi trucchi fanno proprio schifo. Se vuoi essere popolare, devi distinguerti. Che ne dici di una vera magia? Ad esempio, il mago Harry Houdini è uscito dall'essere sepolto vivo con le mani legate. Penso che tu sappia dove voglio arrivare, Arnie. Oggi ti seppelliremo vivo, per la terza volta. E poiché le persone ti hanno già visto eseguire questo trucco un sacco di volte, questa volta lo farai in un modo speciale. Ti ammanetteremo. E la bara sarà fatta di metallo. Ok, Arnie, amico. Pronto? Entra! Durante le sepolture passate, hai già imparato la regola più importante. Devi respirare con calma e profondamente per conservare il tuo ossigeno. Va bene, ora smettila di essere calmo. Dobbiamo toglierci le manette. È semplice. Basta rompere un dito di ciascuna mano per poter passare i polsini. Oh, piantala con il mal di pancia, Arnie! Ti sono rimaste ancora due dita! Usa la cintura o l'orologio per provare ad aprire il coperchio. Una bara di metallo ha punti deboli lungo tutti i bordi. Dai, Arnie, stavo scherzando! Non puoi rompere il metallo, idiota! Ci sono 2 metri di terra sopra di te, che premono con una massa di quasi 2,5 tonnellate. Quindi, questa terza sepoltura sarà probabilmente l'ultima. Arnie, dove sei? Oh, bastardello! Sì, sei davvero Arnie Houdini. Allo stesso modo, Harry Houdini si arrampicò attraverso uno scompartimento segreto nella parete laterale della bara e in un tunnel. E poi, attraverso un portello nella tomba, si lasciò cadere sulla bara dall'alto e si coprì con uno strato di terra di 0,5 metri. Ma dov'è il portello, Arnie? Sorpresa! Non pensavi davvero che ti avrei fatto uscire così facilmente, vero? Nuota, Arnold, prima che il cemento si indurisca. Oh sì! Ho dimenticato di dirtelo. Il cemento a presa rapida, quando interagisce con l'acqua, forma delle molecole alcaline. E poiché c'è molta umidità nella pelle, allora, farà abbastanza male. Congratulazioni, Arnold! Ce l'hai fatta! Ed è piuttosto inquietante qui. Ehi, chi ha spento la luce? Arnold, faresti meglio a non toccare niente. Cosa sta succedendo? Arnold, corri!
Oh, santa madre, sembra che ora siamo nel XIII secolo e siamo qui durante la Santa Inquisizione. Che viaggio fantastico! La missione principale dell'Inquisizione era combattere gli eretici. Ehi, cosa ha fatto Arnold? Penso di aver capito ora. Hanno scambiato il tuo telefono per un'arma di magia nera. L'Inquisizione non andava molto d'accordo con il progresso. Quando Galileo dimostrò che la Terra gira intorno al Sole, contraddisse completamente le idee cattoliche. Arnold, sei fortunato. A quei tempi tutte le teste rosse erano sospettate di avere legami con il diavolo. Rilassati. All'inizio ti interrogheranno e basta. Siediti e calmati. Le sedie qui sono realizzate in ferro appositamente per poter essere riscaldate. Le confessioni venivano solitamente ottenute attraverso la tortura. Devi rinunciare all'eresia, Arnold. Durante il periodo dell'Inquisizione, molti rituali pagani venivano scambiati per magia nera. Hanno cercato di convertire i pagani al cattolicesimo. Dai, Arnold, abbraccia il cattolicesimo e sarai libero. È vero che a volte l'Inquisizione lasciava liberi i veri pentiti. Oh mio Dio, e adesso? Sembra che qualcuno ti abbia segnalato. La gente spesso accusava gli altri di eresia per sbarazzarsi di loro. Non so se riuscirai a sopportare delle altre torture, Arnold. Permettimi introdurre lo stivale spagnolo, la forchetta dell'eretico e la culla di Giuda. Arnold, ti consiglio caldamente di confessare tutto. Ok, firmando questo, accetti di essere un negromante, un mago e un ognomo. La cosa positiva è che le torture sono finite e l'Inquisizione, infatti, non giustiziava le persone. Dopo aver confessato, l'autore del reato è stato condannato in un tribunale statale. Calmati, Arnie. Nessuno ti brucerà. Secondo la legge, ti taglieranno la testa. Wow, sembra che tutti abbiano paura della tua capacità di rilasciare fiamme dalle tue mani. Sembra essere una potente magia. Scusa, Arnold, non sono un grande fan di scenari così cruenti. Quindi diamo un'occhiata ad alcune informazioni interessanti. Auguriamo ai nuovi amici di Arnold un grande buon appetito. Ora, probabilmente dovremmo conoscerli un po' meglio. Quindi i lupi mannari sono chiamati licantropi. Questo è il nome che hanno preso dall'antica Grecia. L'autore del termine è Erodoto, uno storico di 2500 anni fa, che descrivendo la scizia, menzionava persone che potevano trasformarsi all'istante in lupi. Per quanto riguarda i vampiri, la parola vampiro è apparsa per la prima volta nell'Oxford English Dictionary nel 1734. Arnold, sei vivo! Sono così felice! Ma aspetta, cos'hai sul collo? No! Mi stai prendendo in giro? In realtà sei la prima persona in assoluto ad essere stata morsa da un vampiro e da un lupo mannaro allo stesso tempo. Mi sto già chiedendo come diamine sarai. Mentre cerchi di capire come funzionerà, ti darò un fatto interessante. Nel 1909, 907 americani hanno stipulato polizze assicurative su se stessi nel caso in cui si fossero improvvisamente trasformati in lupi mannari durante la luna piena. Arnold, con questo aspetto verrai scoperto un po' troppo in fretta. Devi scegliere una forma meno ovvia. Inoltre, nel Medioevo, le teste rosse erano considerate vampiri. Frankie ti ha aggiunto alla sua lista di amici. Che dolce! Anche lui è assemblato da un mucchio di schifezze casuali. Proprio come te. Tutti conoscono l'antica animosità che esiste tra vampiri e lupi mannari. Ma non avrei mai immaginato che avrei visto una cosa del genere in un solo corpo. Oh, quindi ti sta venendo fame adesso e hai bisogno di cibo per due. Andiamo. Cerca la tua vittima. La vittima perfetta. Buon appetito, Arnie. Aspetta, Arnold. Dove sei? Cosa ti aspettavi? Non puoi andare contro il richiamo della natura. Ricorda solo di pulire dopo il tuo cane. Bel modo di essere una sanguisuga. Con le tue mosse, Arnold, devi iniziare a pensare di diventare vegano.
Oh, ho dimenticato di avvertirti. Una doppia creatura ottiene una doppia caccia. Devi mettere da parte le tue differenze perché ora hai nemici comuni. La preghiera non ti aiuterà, amico. E naturalmente l'aglio è mortale per te ora, idiota. Non sei la prima vittima della caccia. Nel XVI secolo, il Parlamento francese approvò una legge per sterminare tutti in mutaforma. Di conseguenza, dal 1520 al 1630, in Francia furono uccise più di 30.000 persone che si pensava fossero lupi mannari. Beato te, Arnold. I ragazzi di Greenpeace sono sempre allerta. Felice nuova casa, amico. Starei qui a lungo. Oh, e comunque evita la luce diretta del sole. A presto, mezzo sangue. Credo che la festa della birra tarda notte è stata un grande successo. Ma non dimenticare, al mattino hai una conferenza di youtuber con un QI inferiore a 60. E se sei in ritardo, la tua carriera è fritta. Non c'è tempo per il bagno. Devi trattenerla, amico. La vescica contiene comodamente 150-200 ml di liquido, ma dopo 400-500 ml sentirai una certa pressione. Devi aver bevuto molto. Sembra che il capo sia di cattivo umore e di sicuro non permetterà a nessuno di fare pause per il bagno. Il liquido viene assorbito nei reni, quindi scende attraverso l'uretra nella vescica. Probabilmente ti senti un po' stressato, Arnold, perché ora devi trattenere la pipì con i muscoli. Ti consiglio di non ridere, Arnold, o starnutire, o tossire. Qualsiasi cosa del genere indebolisce i muscoli e potresti iniziare a fartela addosso. Urrà, ricreazione, ti sei salvato. La persona media fa tintinnare 6-8 volte al giorno. Oh, sfortunello Arnie. Nei tempi antichi le regole della decenza consentivano alle persone di poterla fare in pubblico e la divisione dei servizi igienici in uomini e donne avvenne solo nel 1792. Ok, la pausa è finita, amico. Ora ti tocca fare la tua presentazione. Se la trattieni a lungo, le pareti della vescica possono allungarsi, quindi puoi trattenere ancora più pipì. Ma questo può essere pericoloso. I batteri e gli acidi nelle urine possono risalire ai reni, causando cistite e pielonefrite. Sembra, Arnold, che tutti approvino la tua insoddisfazione per la politica aziendale. Dai, Arnold, so che puoi tenerla un po' di più. Solo 50 conversazioni in più e poi sei libero. Bene, questo è tutto. È ora di andare a casa. E Arnold, ti consiglio di non fare movimenti improvvisi. Se la tua vescica è così piena, potrebbe scoppiare. Sì, sei quasi a casa. Ora dobbiamo solo superare l'ora di punta del mattino. Il povero Arnold ha già frugato nel vano portaoggetti, ha trovato le patatine fritte dell'anno scorso e sta ascoltando per la centesima volta un CD di Ricky Martin bloccato nello stereo. Sono d'accordo, è spaventoso. Non farlo, Arnold. Non risparmierai tempo ed è davvero pericoloso. Di grazie, Arnie. Sono io che ti ho salvato il sedere fermando il tempo. Proprio come fanno nei cartoni animati. Cosa faresti prima in una situazione del genere? Forse vai a cercare negli archivi del Pentagono e scopri se Armstrong è davvero andato sulla Luna. O forse oseresti baciare Susie. L'importante è non finire in Giappone. Amano fermare il tempo. Lo adorano davvero. Davvero! In termini di fisica, se il tempo si ferma, allora tutto si ferma. Non devi essere un matematico per capire che il tempo è una delle componenti della velocità e della distanza. Se uno dei valori è zero, anche tutti gli altri saranno zero. Ora, avanti per l'avventura! Ups, anche le particelle di luce e i fotoni si sono fermati. Di conseguenza, la capacità di distinguere qualsiasi cosa con la vista è scomparsa. E non sarai in grado di bere acqua. Tutto è congelato. Ecco un altro fatto interessante. Un flusso di luce che ha lasciato la Terra 65 milioni di anni fa è ora a 65 milioni di anni luce di distanza. E qualcuno con un grande telescopio puntato proprio sulla Terra ora può vedere i dinosauri. Ma suggerisco di tornare alla realtà, Arnold. Ora non ti sembrerà di perdere tempo, perché ogni secondo della nostra vita è bellissimo.
Sembra che qualcuno si sia divertito ieri sera. E qualcosa mi dice che il tuo cervello è probabilmente incasinato tanto quanto questa stanza. Davvero non ricordi proprio niente? Arnold, potrebbe davvero essere. Ieri sera sei finalmente diventato un vero uomo. Congratulazioni, Arnold. Questa è la tua prima intossicazione da alcol. E queste sono le prime spiacevoli conseguenze di una nuova conoscenza. Arnold, che ne dici di un brindisi al tuo nuovo amico? Ah beh, capisco, ovviamente. Se devi, devi. Oh, Arnold, davvero volevi fare un promemoria di questo evento? Bene, guardala in questo modo. Almeno avrai qualcosa da raccontare ai tuoi amici più tardi. Come puoi vedere, le conseguenze dell'intossicazione da alcol non danneggiano solo la tua salute. Danneggiano anche il tuo conto in banca. Ieri sera sei stato super generoso. Arnold, sei stato il re della festa. Ora dov'è il tuo dente? Ti suona un campanello? Niente? No. Arnold, non lo sapevi, ma bere troppo porta a un'aggressività innecessaria e hai sicuramente pagato un prezzo per questo. Oh, hai trovato una soluzione. È ora di prendere l'aspirina. Oh, aspetta, hai dimenticato di rifornire il tuo kit di pronto soccorso. Ma davvero, Arnold, tutti questi problemi sono solo nella tua testa. L'acqua minerale è una cosa miracolosa. Sei disidratato. Hai solo bisogno di reintegrare l'acqua mancante dal tuo corpo. Cosa c'è che non va con l'idromassaggio? Capisco perfettamente, se vuoi smettere di bere dopo la scorsa notte, ma non l'acqua. Non pensavi che sarebbe stato così facile sfuggire ai postumi della sbornia, vero? Qualcuno chiami Spielberg, abbiamo una trama per un nuovo squalo. Che c'è, Arnold? Stai chiamando un'ambulanza? Ah, hai deciso di ricaricare le forze con una buonissima pizza. Ma ti sei dimenticato di una cosa, l'alito alcolico. Questi sono i prodotti di decadimento dell'etanolo, che compaiono nel corpo dopo che il fegato ha ripreso la sua elaborazione. Uno di questi, l'acido acetico, ha un odore particolarmente sgradevole. Ehi, Arnold, sei sicuro di voler ancora dormire dopo aver mangiato? Purtroppo, puoi dimenticare il sonno. Le funzioni cerebellari sono compromesse dopo l'assunzione di alcol. Non appena chiudi gli occhi, il cervelletto cessa di avere dati sufficienti per l'orientamento nello spazio e inizia a trasmettere dati rotti alla corteccia cerebrale. Saluta le vertigini da letto. Povero Arnold, è un peccato solo guardarti. Lascia che ti dia un consiglio. In questo momento una tazza di tè caldo ti salverà. Avvolgiti in una coperta calda e addormentati così profondamente che nessun principe potrà svegliarti con il suo bacio. Arnold, svegliati, ho una sorpresa per te. Certo, lo sai che sono il tuo alleato nella lotta contro la tua fobia sociale. Quindi ho deciso di aiutarti allontanandoti dalle persone. In particolare, in cima al Monte Everest. L'altro nome della montagna è Chomolungma ed è il punto più alto del pianeta Terra. A proposito, solo per dire, ma mi devi $50,000. Questo è il prezzo medio per una spedizione quassù. Per sopravvivere nella cima hai bisogno di attrezzature di alto livello. Dopotutto c'è pochissimo ossigeno ed è estremamente freddo. Arnold, scendi, velocemente, almeno un chilometro. Sbrigati, Arnold, ma muoviti il più lentamente possibile. L'ossigeno è solo un terzo del normale qui. Cerca di risparmiare le tue energie. La mancanza d'aria fa sì che il cervello percepisca male il tempo. Percorrere 5 metri in 3 ore mi sembra un po' troppo lento. Per fortuna, il vento in vetta raggiunge i 200 metri al secondo e può aiutarci. Puoi volare 8 km in soli 3 minuti. Ma fai attenzione, le sporgenze potrebbero ferirti. Sei fortunato, sei caduto nella spazzatura. I turisti dell'Everest lasciano così tanta spazzatura sulla montagna che il governo paga $2 per ogni chilogrammo di spazzatura raccolta. Vedo che stai cercando di restituirmi i miei $50,000. Arnold, cerca di non respirare così tanto. A una temperatura di meno 60 gradi Celsius, i tuoi polmoni inizieranno a seccarsi. La tosse di montagna è così grave che può persino romperti le costole. Mi dispiace, Arnold, ma gli scalatori non possono rimuovere i cadaveri dall'Everest. È impossibile. Inoltre, i cadaveri vengono utilizzati come indicatori di altezza per le cime delle montagne. Beh, Arnold, almeno hai trovato qualcosa di utile da fare. Vedo che sei davvero felice di essere qui, amico. Soprattutto dopo condizioni così gelide. Penso che forse si stia divertendo un po' troppo.
Ciao Arnold, sembra che tu abbia iniziato ad avere allucinazioni per mancanza di ossigeno e qualcuno ti abbia portato al fuoco. Sono contento che ti sia svegliato, ma ci sono ancora 6 chilometri davanti a noi. Sfortunatamente non credo che ti sia rimasta la forza per tornare a casa. Ma aspetta, Arnold, ho un'idea. Puoi ripetere l'impresa di Marco Siffredi. Nel 2001 ha disceso l'Everest con lo snowboard. Ho fiducia in te, Arnold. Molteplici ossa rotte e le ultime fasi del congelamento. Ma abbiamo raggiunto il fondo! Arnold, è incredibile! Dai, grida con me, Arnold! Urrà! Arnold, stavo solo scherzando. Non puoi urlare in montagna, può scatenare una valanga. Sembri proprio messo male. Aspetta. Sei in coma? Guardandoti, penseresti di essere morto, ma dentro sei ancora vivo. In coma, non sei in grado di rispondere agli stimoli esterni. Per questo motivo, sarai il miglior fan del K-pop e potrai ascoltare la stessa canzone a ripetizione per anni. Le persone possono essere in coma da pochi giorni a una dozzina di anni. Edward O'Bara cadde in coma all'età di 16 anni e trascorse 42 anni in questo modo. Secondo i pazienti, durante il coma si sentivano come in una specie di sospensione. Vagavano lungo lunghi e umidi corridoi, labirinti, attraverso meccanismi complessi. Il grado di coma è determinato dalla scala del coma di Glasgow, dove 15 punti è la chiara coscienza e 3 punti è la morte cerebrale. Arnold, aspetta, spegneranno la macchina! Svegliati e ti prometto, niente più esperimenti su di te. C'è luce alla fine del tunnel. Forza, Arnie, ce la puoi fare! Non avrei mai pensato di dirlo, ma mi hai fatto davvero preoccupare. Oggi segna il primo giorno della sua vacanza. E non pensare nemmeno che mi dispiacesse per questa piccola rumenta. O che mi importino i tuoi commenti che chiedono di dargli un periodo di riposo. Qualcuno gli ha appena mandato un invito gratuito per una vacanza al lago. È davvero un bel posto. E sospettosamente familiare. Santo crapoli, è Jason Voorhees! Jason è un pazzo alto 1,80 m con una tremenda brama di violenza. Cercare di scappare o nascondersi è inutile. Ha un'abilità inspiegabile nell'apparire improvvisamente dietro alla sua vittima. L'attacco è la migliore forma di difesa. Prepara una trappola. Dopo essere stato colpito da un fulmine, Jason è diventato super resistente ai danni. Ma non ha ancora alcuna possibilità contro una sega. Buon Dio, sei come una scimmia con una bomba a mano. Non posso fidarmi di te per nulla. Che colpo di scena. Jason probabilmente non voleva che tu morissi in alcun modo, tranne che per sua mano. Perché sei così felice? Warriors risorge sempre. Quindi è necessario elaborare rapidamente un piano B. Se non può essere distrutto, devi limitare la sua capacità di muoversi. Potresti versare del cemento sulle sue gambe, così non sarà in grado di seguirti. Sebbene ci sia un problema. Il calcestruzzo ha bisogno di diverse ore per indurirsi. Devi solo tenere a bada Jason e danneggiare gli arti ogni volta che inizia a guarire. Ora siete insieme per sempre. Mira alle ginocchia, Arnold. Il danno sarà più grave, così per recuperarsi gli richiederà più tempo. Arnold, vai avanti e scrivi il tuo desiderio prima di morire. Arnold, sono tuo padre. Arnold, dove vivrai adesso? Sembra nel bosco. Beh, non sono nemmeno preoccupato. Probabilmente sai già che devi mettere delle foglie sotto la maglietta per riscaldarti, filtrare l'acqua potabile e... No, non mangiare niente, idiota! Anche se non sei ancora andato troppo lontano, ascolta attentamente tutto intorno a te. Il rumore di un trattore si sente a 3-4 km di distanza. Un cane che abbaia a 2-3 km. Un treno che passa si sente a 10 km. E le canzoni dei BTS? Beh, puoi sempre ascoltarle. Cos'è, Arnold? Guarda, carino!
Questo ragazzino è perso, proprio come te. Dopotutto, i lori lenti vivono principalmente nelle foreste tropicali. Non provare nemmeno ad accarezzarlo, Arnie. I lori si leccano le articolazioni dei gomiti, che secernono un veleno mortale. Quindi il loro morso può ucciderti. Dovresti seguire i percorsi degli animali. Sarà fantastico se riesci a trovare l'acqua che scorre, un ruscello o un fiume. Qui puoi procurarti il cibo catturando il pesce. Sì, Arnold, così facendo starai qui tutto il giorno. E come puoi vedere, avevo ragione. La notte è il momento più pericoloso in una foresta. Ehi, amico, penso che dovresti passare la notte qui su questo albero. Sì, non è il Ritz, ma è sicuro. Al mattino devi raggiungere una radura in modo da essere visibile ai soccorritori. Trovare una persona in una foresta è un'operazione molto speciale che coinvolge soccorritori, volontari e militari. Il terreno è diviso in quadrati e ognuno è accuratamente pettinato. C'è stato un caso in cui qualcuno che si era perso, senza saperlo, ha finito per cercare se stesso. Questo ragazzo è riuscito a uscire dalla foresta, non l'ha detto a nessuno e si è unito alla ricerca per cercarlo. Puoi essere visto dal cielo se accendi un fuoco. È meglio gettarci sopra del fogliame fresco per renderlo davvero affumicato. Ups! Non sono i soccorritori a trovarti, ma un cacciatore locale. Ha visto il tuo fuoco. Congratulazioni, Arnie. Sei tornato a casa. Di fronte a te c'è una Toxorhynchite, la più grande zanzara del pianeta, con un'apertura alare di 12 cm. Non aver paura, scemino. Non ha bisogno del tuo sangue. Questa specie si nutre del nettare dei fiori. Stai attento, ci sono formiche qui dentro. E questo cos'è? Lo sapevi che la saliva della zanzara contiene enzimi per anestetizzare la vittima e berne il sangue con discrezione? Ma le femmine non hanno bisogno di sangue per se stesse. Nutrono i bambini con esso. E sì, solo le femmine bevono sangue e i maschi si nutrono del polline dei fiori. Meglio non respirare. Una femmina affamata sentirà l'odore della CO2 che espiri da 20 metri. E la gomma al mentolo non ti aiuterà. Ti troveranno ancora per il calore del tuo corpo. Ma nemmeno 1000 zanzare possono succhiare tutto il tuo sangue. Ci vorranno 1.100.000 insetti affamati. Oh no, Arnold! Hai disturbato la colonia di formiche proiettili. Quando morde, si forma un ustione sulla pelle, pari al dolore al contatto diretto con il fuoco. La neurotossina poneratossina entra nel flusso sanguigno che attacca il sistema nervoso, paralizza gli arti e provoca spasmi muscolari lancinanti che durano fino a 36 ore. Dal morso di 1000 formiche otterrai così tanta neurotossina che sperimenterai allucinazioni e problemi con l'apporto di ossigeno agli organi. Ma sopravviverai. Nelle tribù del Sud America, in questo modo il ragazzo compie la sua iniziazione per diventare un uomo. Ora che sei un vero uomo, Arnold, ti meriti un mi piace e un'iscrizione al canale. Oh, Arnold, dimenticavo completamente. Le zanzare portano malattie da animali malati, come malaria, dengue, zika. Non dirmi che berrai da questo lago. Ma non preoccuparti, Arnold. Se una sanguisuga entra nel tuo sistema digestivo, non ha tempo per farti del male. Si dissolverà rapidamente nello stomaco. Ma hai più di una sanguisuga dentro di te, amico. Ora sei il volto del programma sociale Abitazioni a prezzi accessibili per le sanguisughe. Esistono più di 500 tipi di sanguisughe nel mondo, ma solo 3 di esse sono considerate preziose per l'uomo. Ci vorrebbero solo 10 minuti per 335 sanguisughe per succhiarti tutto il sangue. E tu, Arnold? Ne hai 1000! Ogni secondo conta. Ora, per liberarti delle sanguisughe, devi bere acqua salata. Scusarmi, non avevo un'altra bottiglia. Bere l'acqua di quel lago è stata una pessima idea, Arnold. Anche una sanguisuga è più intelligente di te. I suoi neuroni sono stati usati per un computer biologico chiamato sanguisugatrice. Può aggiungere numeri primi. E tu no. Ma non correre a festeggiare, Arnold. Sembra che in qualche modo tu abbia attirato l'attenzione di alcuni tizi davvero pericolosi. Capisco che sia difficile da credere, ma faresti meglio a non muoverti, amico. Arnold, lascia che le api ti mordano. Il veleno d'api è fantastico. Contiene molte sostanze benefiche che possono sconfiggere anche malattie mortali.
ma nel tuo caso è più probabile che muori per un colpo di calore che per mille punture di api. Le api che coprono il tuo corpo lo riscalderanno fino a 47 gradi centigradi. Arnold, sei bravo, in effetti. Le onde elettromagnetiche di un telefono cellulare possono disabilitare un'ape. Un'ape è come un sistema di navigazione con una serie di sensori, più o meno come un minuscolo aeroplano. A quanto pare, poi, in volo, proprio come sui grandi aerei, i cellulari vanno spenti. Infatti, se metti un cellulare funzionante a una frequenza di 900 MHz in un alveare, allora tutte le api evacueranno entro 10 minuti e non torneranno più. E il vincitore delle sanguisughe contro le api è... nessuno! È un pareggio! Arnold è il vincitore meno timoroso, ma la persona più stupida.